aspetta che facciamo anche così. Mandato di fattura. Ok. Sì? Aspetta che facciamo anche così. Vado a guardare. Progetto per la realizzazione di un unico tratto di ciclovia tra Ventimiglia e Bordighera per poi proseguire su Sanremo e il resto della provincia. Valle Crosia, come stanno andando i lavori per il nuovo waterfront? Ma guarda, siamo proprio qui per dare un esempio, perché troppe volte viene tacciata la politica, la pubblica amministrazione di fare proclami e di non fare poi le cose. Invece oggi vogliamo testimoniare che Valle Crosia, dal confine con Bordighera, ha iniziato a dare un segno tangibile di quello che deve essere il futuro della nostra passeggiata a mare o waterfront. Questo è il primo lotto EduMob, iniziato con una visione regionale che aveva già interessato la precedente amministrazione. Abbiamo preso in mano quella progettualità che non avevamo condiviso, l'abbiamo trasformato in un'idea totale che va dal confine di Bordighera al confine di Camporosso, e grazie ai finanziamenti EduMob e al fondo strategico dato al comune di Valle Crosia in questa amministrazione riusciamo a realizzare il 50% della passeggiata a mare. È un inizio, ci auspichiamo, avendo già pronto il progetto per arrivare fino a Camporosso, che i prossimi finanziamenti della Tirrenica e i fondi strategici regionali completino questa importantissima opera. Questi due lotti, che sono, uno è partito, sono circa 500 metri, ricordiamo di cosa si tratta. Allora, sono 500 metri lineari. La Ganà Bordighera presto verrà, avrà il cantiere per la ciclabile. Sì, proprio questa mattina verrà fatta la consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l'appalto del primo lotto che interessa la parte ciclopedonale di EduMob confinanziata dal comune di Bordighera. Il primo tratto interesserà una parte di 550-600 metri e verranno realizzate due passatoie, due ponti sopra il rio Borghetto. Questo permetterà di arrivare sul lungomare Argentina e poi proseguire con il prossimo progetto, dove speriamo vivamente che la regione ci dia il sostegno come opere strategiche, che interesserà la parte relativa al proseguo fino a Via Noaro. Si parla già di utilizzare quello che era una volta il terzo binario? Sì, si parla di utilizzare il terzo binario, in quanto dovremo poi comunque considerare il fatto che non possiamo perdere troppi parcheggi, perché la città ne ha bisogno, e si cercherà di realizzare una doppia viabilità sulla passeggiata e rendere il terzo binario ciclopedonale. Anche Ventimiglia avrà il suo tratto di ciclabile, un nuovo tratto da Via Tacito. Ci sarà anche un progetto particolare per evitare di togliere i parcheggi? Sì, già per quanto riguarda Ventimiglia, con i finanziamenti regionali è stato realizzato i primi 200 metri di pista ciclabile, che su una scelta progettuale che noi riteniamo che sarebbe meglio migliorare, e l'abbiamo migliorata con la possibilità di fare la passeggiata sul mare a sbalzo. Prendiamo circa 2,5 metri di spiaggia, già approvata dalla regione, naturalmente, dal demanio. Quindi facciamo la passeggiata a sbalzo, quindi chi vuole passeggiare e ammirare i nostri bellissimi tramonti, il nostro bellissimo paesaggi, sono lungomare, 2,5 metri di passeggiata. Dove attualmente c'è il marciapiede, facciamo la ciclabile e non perdiamo neanche un posto macchina, perché perdere circa 300 posti auto in quella zona, oggi noi saremmo in seria difficoltà, sia noi che gli abitanti della zona e che soprattutto le attività commerciali e imprenditoriali. Quindi i lavori partono a breve, abbiamo acceso un mutuo di circa 1 milione, che unito a quello che noi abbiamo facciamo tutta questa parte. Pensiamo di farne un pochettino di più, pensiamo di farne 50 metri in più, perché abbiamo le possibilità, abbiamo le provvidenze finanziarie che ci aiutano. Quindi a breve partono questa gara e quindi naturalmente faremo questa bellissima pista ciclabile con passeggiata a sbalzo sul mare, unica nel suo genere. Ha più volte sottolineato l'intenzione ha più volte sollecitato il proseguimento della Aurelia Bis per problemi di traffico che si registrano tutti i giorni. Una priorità? La priorità oggi come oggi per la città di Ventimiglia, ma non solo,
anche per Camporoso, per Valle Crosia e Bordighera, e portare avanti la mia idea di Aurelia Bis, ossia partendo da Ventimiglia con una galleria che prenda tutta la zona industriale di Camporoso, superi Camporoso, arrivi a Valle Crosia, serva Bordighera e poi che si congiunga con già l'Aurelia Bis di Sanremo. Questo ormai è improcrastinabile, c'è già un progetto approvato nel 2010, dobbiamo solo vederci tra i comuni, ci siamo già incontrati con Bordighera, Valle Crosia e Camporoso, abbiamo tutte e quattro le amministrazioni hanno le idee chiare, ormai è impensabile che da Ventimiglia andare a Sanremo ci voglia un'ora e mezza, è impensabile. Se poi a questo aggiungiamo che c'è questa bellissima iniziativa di costruire l'ospedale unico, è impensabile che noi che siamo circa in questo comprensorio circa 70.000, compreso l'entroterra, possa pensare di arrivare a Taggia con questa viabilità. Quindi prima di pensare ad altri collegamenti con il Piemonte, io penso che la viabilità a monte, tangenziale nord, chiamiamola come vogliamo, da Ventimiglia a Sanremo, sia ormai arrivato il momento di iniziare a progettarla in modo definitivo, esecutivo. Quindi anche prima della Predosa? Io condivido tutte le iniziative che portano sviluppo, che portano visitatori e turisti nella nostra provincia e in provincia di Savona. Tutte quante le iniziative e i progetti sono degni di attenzione. Per quanto riguarda noi, la priorità è sicuramente la Aurelia Bis. Vedete, Sanremo con l'Aurelia Bis ha trovato un'alternativa, quindi dà un'alternativa ai suoi concittadini e anche a noi. Naturalmente questo non deve essere un'isola a sé stante, deve essere collegata con l'estremo ponente di confine. Quindi questa, per conto mio, per conto nostro, penso di parlare a nome anche di Bordighera, di Valle Crosia e di Camporoso, è una priorità che non possiamo più aspettare. Immaginate cosa vuol dire i camion che escono a Ventimiglia, perché voi sapete che l'autostrada ci sono tre caselli che non possono uscire, devono uscire i mezzi pesanti, escono a Taggia e a Ventimiglia. A Ventimiglia, per alimentare tutto quello che è la zona commerciale e industriale di Camporoso, tutti passano attraverso via Cavour e Corso Genova. Ormai è invivibile quel passaggio, invivibile. Dobbiamo sicuramente coinvolgere l'ANAS, coinvolgere la Regione, coinvolgere sicuramente il Governo centrale, che è ormai una viabilità alternativa, come difatti fanno in Francia, la Moyenne Cornise, la Grand Cornise, la Pasta di Cotto. Cioè, abbiamo bisogno di questa viabilità che metta in condizione gli abitanti della zona, che siamo giustamente 70.000, più i turisti, più quelli che arrivano dal Piemonte, di avere di spostarsi in questa zona con tranquillità, con una viabilità che dia un'alternativa alla costa, all'Aurelia di costa. Scaiola, un investimento nel ponente da parte della regione con Edumob? Un investimento importante, qui parliamo di 1,5 milioni di euro, una cifra significativa. Edumob, un progetto importante, un progetto che unisce più realtà importanti, parliamo di Ventimiglia, parliamo di Valle Crosia, parliamo di Bordighera. Già Valle Crosia, ad esempio, aveva ricevuto fondi attraverso il fondo strategico 2020-2021 interverranno ulteriormente su questo tipo di progetto, ma già qui vediamo il cantiere di Valle Crosia, presto vedremo quello di Bordighera e quello di Ventimiglia. Comuni che lavorano insieme, perché i comuni che lavorano insieme alla regione, riuscendo a far massa critica, riusciamo ad accelerare le pratiche, riusciamo ad avere progetti più ambiziosi e più importanti. Per noi la pista ciclabile è significativa, è sviluppo, è turismo ed economia per il territorio. Abbiamo lavorato anche insieme al comune di Camporoso, che
anche lui sia dotato di una pista ciclabile importante. Vogliamo collegarla in maniera completa con Dolceacqua, dove manca ancora un tratto, ma abbiamo già parlato con il sindaco Gazzoli insieme al presidente Toti e vogliamo completare anche quella parte. E parallelamente, in maniera più ambiziosa, lavoriamo al discorso della ciclovia tirrenica, un'unica pista ciclabile che unisca la Liguria, il Lazio e la Toscana. Quindi lavoriamo per rilanciare il territorio in un'ottica e una prospettiva di qualità e di proposta del territorio ovviamente molto importante.